Zombie Apocalypse. Ciao ragazze, ciao a tutte e a tutti, nuovo video, chiacchiere, come state? Allora, è da un bel po' che non vi vedete qua su questi schermi, perché era da un bel po' che dovevo essere pronta già a qualsiasi altro video, e niente. Allora, ultimo acquisto fatto dai cinesi, perché sono stata ai cinesi. Allora, un acquisto errato che ho fatto, non so manco dove l'ho messo. Ah sì, è in alto, aspettate un secondo, scusate l'attesa. Allora, come primo acquisto, anzi due acquisti ho fatto ai cinesi. Uno è questo cavalletto con la quale il telefonino che sta registrando è incastrato, perché se no come faccio a fare la registrazione frontale verso di voi? Però dovrei fare la posteriore, ma non mi trovo, non so perché, ma non mi trovo, quindi pazienza. Questo cavalletto a tre piedi, che vedete anche voi, tre piedi, anzi non vedete, però ve lo sto dicendo io, tre piedi selfie stick, e questo qua che l'ho pagato quanto? Appunto 10 euro, ho pagato 10 euro, tutto speso 17 euro se non erro, sì, esatto. Questo costava 7 euro ed è un audio per il telefono, perché per sentirsi bene il telefono, che alla fine sa che non... ho speso una cavolata, perché potevo benissimo risparmiarmela, perché il cavo non entra nel telefono. Allora, uno entra nel telefono ma l'altro no, quindi non lo posso neanche più restituire, perché non l'ho manco utilizzato, ma non l'ho neanche fatto niente, nel senso che non l'ho utilizzato di niente, non saprei neanche come cacchio fare a restituirlo, ma va bene, dettagli. E poi ci c'è un altro che l'ho comprato ma qualche mese fa, è andato a farsi benedire, ed è quest'altro qui che ho pagato quanto? Qua non c'è scritto niente, sarà stato 15, 5 euro, 10, non mi ricordo, forse 15 euro, mentre tutti questi sono 17 euro in tutto ho pagato. Allora, ho fatto due conti separati perché altrimenti non mi sarebbero bastati i soldini. E quindi ho preso, prima ho preso 10 per questo, poi 2 euro più altri 2 euro più un altro euro ancora in monete per questo cavolata qua che potevo risparmiarmela, e ho fatto 7 euro con quest'altro, basta. E lo so, mi spiego male, ma è così la verità, ragazze mie. Potevo risparmiare benissimo questi soldini, cioè per questo no, perché il cavalletto mi serviva. Speriamo alla buona fortuna che non mi si rompi questo cavalletto, perché uno di cavalletto non so dove l'ho messo, ma mi sa che mi si è rotto quel cavalletto, anzi senza mi sa, mi si è rotto. Era un cavalletto tipo Gorillaz, come si chiama, quelli morbi che li puoi mettere come ti pare a te. Niente, quindi ne ho approfittato a acquistare questo qua, vedete com'è. Potete metterlo così, tipo così, per farvi selfie così, o anche per fare video vlog per esempio. Niente, alla fine ho voluto comprare questo, non è una recensione, non è nulla di nulla, è solo per fare quattro chiacchiere con voi. E come sta andando la mia estate? Piuttosto, sta andando piuttosto bene, anche se io in vacanza non ci vado, perché sono sempre in casa, no, sempre in casa no, qualche volta esco a farmi delle belle passeggiate, ho anche intenzione, ma non sempre, perché poi ve lo prometto alla fine non lo faccio, di portarvi con voi, con me appresso, ma nada de nada, come vedete non mi vedete mai uscire, cioè è raro che esco con voi a fare una passeggiata e a fare quattro passeggiatine, cioè a chiacchierare con voi, come mi è stato detto qualche haters a Zonzo, che poi io a Zonzo non ci vado mai, perché ho sempre una meta dove andare, è vero, vado alla cavolo di cane per Palau, ma almeno esco, cosa che non so se le fanno gli altri che stanno sempre a fare i cosiddetti leoni da tastiera a scrivere. Lo so che non dovrei darci importanza alle
Leonesse, Leonessida, no, come si può dire? Leoni a tastiera, non so come parlare, però così. E quindi mi fanno sorridere questi che scrivono così, boh, che scrivono senza sapere manco per che cosa campano loro, boh, vabbè, niente. Quindi adesso qualcuno mi chiederà: ma non te la sei presa la videocamera? Sì, l'ho presa. E dove l'ho messa? Allora, l'ho acquistata nel 2002, 2001, non mi ricordo adesso. Ho detto a una mia amica che era nel 2001, no, 2002, ma sì, era proprio nel 2002 che l'ho acquistata. Se non erro, non mi ricordo bene. Questa è la Canon, poi ho detto, perché non la usi? È bellissima. Aspettate a dire che è bella. Questa ha solo l'obiettivo, e questo obiettivo è fisso, andrà tutto bene, ma lo schermo non è quello che permette di vedere ciò che fai o quello che devi mostrare, però raga, non ci siamo. La luminosità non è eccelsa, poi l'audio si sente quello che si sente, non è il massimo, si sentirà bene, ma non mi fa impazzire, quindi preferisco la videocamera, la videocamera del telefono alla videocamera vera e propria che serve la Canon. Ora ve la costo di più vicino. A me non mi fa impazzire, quindi preferisco di più utilizzare il cellulare e buonanotte lì. Appena avrò più dimestichezza, appunto, con questa videocameruccia, come stavo avendo dimestichezza all'inizio, perché ora mi sono pure dimenticata piano piano quasi quasi come si usa, quindi no, al momento uso il telefono. Quindi col telefono mi ci trovo bene col frontale, no? Con la videocamera frontale, mentre con la videocamera posteriore, quando devo fare altre cose, tipo altri tipi di video, altre tipologie di video, altri format, perché sennò così non lo so, ragazze, vediamo. Allora, come mi trovo con questo cavalletto? Oh, non è male per niente. Quindi non è male e direi di farci tanti contenuti con questo cavalletto, tanti. Quelli che mi riesco, che mi viene la spirivizzola da me, se no non saprei neanche come fare. Poi in breve farò anche qualche skincare con voi, ma non in bagno perché il bagno è troppo piccolo e mio nonno vuole un po' di privacy. Privacy nel senso che, raga, non è il massimo andare in bagno con la videocamera. No, ci ho provato mille volte, ma non lo so, boh, vediamo. Eh sì, è così. Quindi praticamente ho deciso che farò più video da qui in avanti, ma saranno sempre a stento. Perché voi direte a stento? Perché devo sempre pensare che cavolo di contenuto portare sul mio canale YouTube. A proposito, l'ho detto in un video che non riuscivo a caricare, che non riuscivo a editare perché l'ho fatto lungo o non so quanto. 25 minuti? Questo spero che sia di meno, perché veramente se no, se non riesco a montarlo come faccio, vabbè, adios proprio. E quindi che dire? Allora, innanzitutto volevo dirvi che ho cambiato nome, cioè il nome è sempre lo stesso, l'ho diminuito, ho fatto Melly Makeup, però non mi pare che mi abbia messo Melly Makeup 88, forse no. Ho messo Melly Makeup, mi pare di sì, con un rossettino e una palettina, cioè nel senso ho messo il disegno di una palettina del pittore che va bene anche per le makeup artist. Io non sono una truccatrice, non mi spaccio per nessuno di niente. Sono una semplice ragazza che ama fare video, truccarsi, skincherarsi, tutto quello che volete, prendersi cura di sé. Non dico proprio divertire gli altri, ma più che altro farvi compagnia a mio piacere, come riesco io. Poi, se uno non piace questo canale, pace, non succede niente, non è che mi affliggo o vado in crisi, però cerco di divertirmi, anche se questo canale non dovesse essere mai un lavoro, perché anzi il mio sogno sarebbe quello, crescere sempre di più e diventare qualcosa di più grande, ma magari, io magari, però se all'indomani dovrei essere un po' più grande, non mi dispiacerebbe per niente diventare una grande YouTuber, il che ancora non lo sono, e anche se io ho grandi aspettative,
Ci vado sempre con i piedi di piombo, cioè sto con i piedi per terra perché mi conviene. Non è che dico, ah, domani arrivo chissà dove, e wow, per andare dove? No, ragazze. Come dice un detto, state con i piedi per terra perché, come so dire, come diceva Alberto Sordi, mi è anche costato fidato a dire quella verità. Io sono io e voi siete. Ecco, non per dirvi a voi che voi non siete niente, io sono in, no, non c'entra niente, però, no, non era questa la sintesi, ragazze, non mi fraintendete, vi prego, no, non è quello. Però per dirvi che io non mi sento nessuno in questo benedetto scatola di YouTube, questa piattaforma, però se le domani diventassi c'è qualcuno, non mi dispiacerebbe, non sputo nel piatto dove mangio, però mi piacerebbe essere qualcuno, essere ben presente agli occhi degli altri, però se non è così, almeno il canale rimane per quello che è al momento il canale rimane così, tanto per, come si suol dire, knife, ovvero diventa a livello, come mi è stato detto mille volte, a livello amatoriale, però non fa nulla, almeno mi diverto, lo faccio tanto per, anche se a volte mi dice cosa? Cosa? Tanto per, no, io vorrei che ci dessi un po' di soddisfazione, di sentirti brava, soddisfatta, le tue soddisfazioni, dai, voilà. Sì, ma rimaniamo con i piedi per terra, me lo dici anche tu. Quindi sì, diciamo che preferisco rimanere me stessa e rimanere a me stessa umile, perché non è sempre che riesco a rimanere umile a me stessa, non solo qua su YouTube, ma anche nella vita reale. Io preferisco essere quella che sono e quella che sono sempre stata. Sì, a volte sono un po' fasulletta, lo ammetto, un po' acida, maligna, un po' strunz, ma non lo faccio sempre apposta. A volte anche io ho le mie colpe, le mie mea culpa, ma come sempre cerco di non sempre di prendere le responsabilità delle mie azioni, ma talvolta mi autocostringo a farle proprio per far sentire sempre in colpa gli altri. E devo dire la verità, a volte non sempre mi riesce di fare quello che c'è da dire e da vabbè. Non riesco a fare discorsi molto sintetici, però penso di essermi fatta capire in un certo senso. Quindi, ragazze mie, che ne dite voi di questo video di Criccio? Se è così, fatemi sapere qua sotto i commentini, se nella sezione commenti, sempre con l'educazione, come dice la norma di YouTube, ma non è sempre facile per voi, perché già lo so, qualcuno mi criticherà, ma come dico nell'altro video che non sono riuscita a montare né a niente perché è troppo lungo, 25 minuti aiuto, no? Sì, è così, è facile insultare d'altra parte quando non ci si mette la faccia. Comunque, niente, ragazze, cosa devo dirvi? Volevo consigliarvi un paio di cosine che neanche mi ricordo di avervi consigliato, perché appunto l'altro video che ho fatto è rimasto nell'altro telefono, quindi dovrò cancellarlo e rimetterlo in questo telefono che si ripiglia di più e c'ha più memoria, chissà per quale motivo. Allora, l'iPhone fate conto che c'ha 32 GB, ogni volta che lo riempi al massimo, proprio nell'osso del collo, non ciao, fa fu fu fu. Come dire, no, non ti faccio editare il video. No, a parte gli scherzi, non ha più memoria, quindi non riesco più a manco a editarlo, tanto che non ha più memoria. Mi dice, sei al limite dello spazio, o togli i file che non ti servono, o non riuscirai a editare i tuoi video. È la verità, mi è uscita questa schermata così piccola nel telefono dell'iPhone 7. Quindi ho detto va bene, dai, lo rifaccio sullo Xiaomi Mi 11, perché anche da qua ci riesco a editare il video, anzi da qui proprio riesco a editare il video e a tagliarlo, anche se questo video non lo taglierò perché tanto lo so che se lo taglio poi
Non capite una mazza di quello che devo dire e di quello che vi dirò, quindi preferisco dirvi tutto in maniera più fluida e sincera possibile. Allora, innanzitutto volevo consigliarvi un paio di cose. Prima di tutto, ho visto che tanti video vengono visti, ma non solo i miei, anche quelli delle altre, video epici tipo scherzi telefonici che io non farò mai perché non mi fanno impazzire, sinceramente. Poi video per bambini, vabbè, a me non mi interessa una mazza. Poi video shaming, body shaming, scusate, no, ovviamente, ma quello lo fanno a tutte. Video dissing, e anche dove si, non vi dico cosa, dove ci sono tutte le bestialità, gli insulti di questo mondo, gli insulti a santi e cose di persone, quindi no comment, non capisco perché esistono queste cose su YouTube, quando invece ci dovrebbe essere educazione, rispetto e come si può dire? Educazione e rispetto, basta, educazione, video educativi, video di consigli, video di bellezza, insomma, so quei video che ci siano formativi, se ci sono dei video che si formano la gente che non ha ancora imparato a fare determinate cose o che non le sa fare per niente. E come me, per esempio, che magari voi dite, anzi, tante volte me lo dite voi, non mi so truccare, ma sto cercando di imparare a truccarmi, non è facile perché io. Sapete benissimo che io, anche se non mi so truccare, ci provo nel mio piccolo, non sempre riesco, ma almeno ci provo. Poi direte, sì, ti sai truccare, raga, ti sai truccare, un pochettino ci riesci, te la cavicchi. Sì, cavicchiarmela è un discorso, ma saper veramente truccare come fanno molte ragazze su YouTube, ora non voglio lanciare la freccetta perché non è questa la sede esatta, però molte ragazze che io adoro e stimo e mi piacciono la follia sono Michela Di Maio, perché faccio nomi perché io adoro troppo, Gatta Luna Kimono Blu, Paola e anche Matilde Baldi. Le altre non mi ricordo perché veramente non me ne ricordo. Ce l'ho solo a punta di lingua, ma non me ne ricordo. È vero, me le potrò ricordare, ma non me le ricordo, vi giuro. Poi ci sono altre che. Ah sì, le Martinos, Carmen ed Angela sono bravissime. Non farò mai trucchi come loro, forse. O forse li farò, ma li farò a schifio, a schifo come si suol dire. Però sappiate che mi piace truccarmi, è vero, non sono sempre il massimo quando mi trucco perché non applico i prodotti applicati a dovere. I pennelli sono sbagliati, ma come diceva Paola del canale Gatta Kimono Blu, ognuno i pennelli ci fa quello che ne vuole, ovvero li usa come le pare, le piace. Non c'è bisogno di stare lì a truccarsi. Ah, questo è pennello così, questo è pennello X. No, ognuno si trucca con i pennelli che le piace a lei o a lui. Se un maschio si trucca con i pennelli che ha voglia di truccarsi, se no ci sono anche le dita, ma se uno vuole truccarsi con i pennelli, perché no? Poi, che ne so, se uno si vuole truccare anche solo con un pennello e usare le mani per mettersi il blush o il fard, che problema c'è? Non è un problema, non è un si può dire, un problema di stato, qualche cosa cavolo è. Non lo so, ragazze. Voi a volte fate problemi che non esistono, devo dire la sincera verità. Quindi, ragazze, sì, mi piace truccarmi, però alla fine mi trucco poco perché mi piace più far respirare la mia pelle, non lo so. C'erano dei momenti che sentivo di più l'esigenza di volermi truccare, ma da quando ho avuto questa roba qua, che non so se si vede, scusate, ma questa cosa sta gracciando, cioè sta ma, la sedia sta scricchiolando in maniera schifosa. Vedete qua? Questo è tutto un bulbo pelifero che è una cosa inguardabile. Non so perché, ma io odio. Vabbè, non ci facciamo caso. E niente ragazze, questo era tutto. Se questo video vi è piaciuto mettete like. Ah, un altro consiglio vi do.
Per non buttare via il cibo in eccesso che avete mangiato a pranzo o a cena, riciclatelo il giorno dopo se è ancora, dico, buono, in buono stato. Tipo come il pane, ce lo fa lo fate riciclare da mamma o papà, o se siete adulti, per esempio, lo riciclate con delle, tipo d'inverno ci fate delle zuppe, oppure con del pesce lo accompagnate dell'insalata, molto buono anche lì il pesce col brustolito, lo spezzettate, fatelo, mi pare, però ogni cibo che vi rimane come si può dire, ogni cibo che vi rimane avanzato, cercate di riciclarlo in ogni modo. Tipo, allora, l'ho detto nell'altro video, lo dico qua, l'ho detto nell'altro video, ma lo dico anche qua. Se avete un pestalardo e un tagliere, fate con una fettina che magari al giorno del pranzo vi è rimasta un po' dura da masticare, fate ta 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 ta, e così almeno avete la fettina quando la state cucinando, che è bella morbida e gustosa, e veramente, o ve la potete tagliare e farvela spezzatino, esce ancora molto più buona, ve lo assicuro, perché voi direte: ma l'hai provato almeno quello che stai dicendo a noi? Sì, l'ho provato, vi assicuro che vi esce buonissima, un tocca sana. Non ve lo dico perché sono una pasticciona, ma ve lo dico perché è veramente così. A me, ogni cosa che mi ricicla mia nonna, ok, io aiuto ogni tanto a riciclare, perché ogni tanto, perché la verità, non sto dicendo stupidaggini, quando aiuto a riciclare ogni cosa, esce, non dico buona, ma come sto a dire, ultra buonissima, squisita. Quindi, perché anche voi non dovete provarle, provare e vedete che vi piacerà. Riciclare, riciclare fa bene a voi ma anche all'ambiente, ricordatevelo. Anche le bottiglie, riciclate, riciclate, riciclate. Che ne so, vi viene una pochette che è tutta un po' sporca e cose varie, la rimettete in lavatrice se si può fare, via discorrendo, e poi vi diventerà nuovamente nuova e pulita e profumata anche. Qualsiasi cosa, anche il cassetto della vostra Alice, come si chiama quella, la cassetta dei vostri trucchi, ogni tot, ora non c'è bisogno che ve lo dico io, però se volete la potete benissimo pulire e riporre da capo le vostre palette, le vostre cosine, i vostri trucchi, ok? Bene, bacio e noi ci si vede a un prossimo video, ciao! A presto, un bacio. Ciao. Faccio una foto. Ciao. Zombie apocalypse.